Sì, benvenuti a tutti oggi nel mio canale. Oggi sono qui, come avete letto dal titolo, per farvi vedere tutti i miei regali di compleanno. Quest'anno, ragazzi, ho ricevuto veramente tantissime cose belle. Lo dico ogni anno, ma quest'anno veramente merita. Poi per una cosina super, però che è la più, come si dice, desiderata. Insomma, non vedo l'ora di mostrarvi tutto, così posso iniziare finalmente a utilizzare tutto perché sono lì da settimane senza poterle utilizzare. Prima perché li dovevo scartare, secondo perché ancora non avevo registrato questo video. Adesso si può, dopo questo video posso iniziare a utilizzare tutto. E se vi siete persi il video vlog dove festeggio il mio compleanno, ve lo lascio qui nelle schede e avevo fatto pure un bellissimo TikTok. Sto iniziando a fare video su TikTok, se vi piace l'idea ve lo lascio pure qui nell'info box, così mi andate a vedere tutto quello che sto combinando. Va bene, a parte questo iniziamo subito da un regalo. Questo qui di Bijou Brigitte che mi ha fatto la mia amica. La mia amica mi ha regalato una gift card, c'è un messaggio bellissimo, quindi rimane a me privato. E io mi sono scelta una cosa bellissima perché dovete sapere che io sono piena, piena di accessori. Mi piacciono un casino, però ultimamente tra le collaborazioni, tra che io le acquisto, mi sono ritrovata che veramente sono piena di accessori, ma questa volta anche se è un accessorio però un po' diverso, perché ho preso un accessorio per capelli. Devo dire che ultimamente gli accessori per capelli sono veramente la mia fissa e questo mi piace tanto perché è in vimini, tipo ho effetto paglia, tutto con il dorato. E poi la cosa bella di questo cerchietto, ragazzi, è che è super comodo. E quindi non stanga l'orecchio come mi succede con alcuni o che mi fa venire il mal di testa. E veramente l'ho provato e sembra come se non l'avrei addosso. E la cosa bella, non lo metto perché ho la molletta, però la cosa bella è che è così grande, quindi è bello a fascia e con i capelli ricci ci sta divinamente. Quindi questo è super super bellissimo e lo adoro veramente tanto, specialmente per questo periodo che mi piacciono tutte queste cosine. Poi sono stata da Zara. Da Zara ho preso una cosa bellissima, cioè è sia per tutte le stagioni, tranne invernale perché è leggero, ed è questo bellissimo pantalone. La cosa che mi piace è che è effetto tipo tuta, c'ha le tasche, segna bene la figura. Se riesco vi metto una clip di come mi sta questo pantalone perché è veramente molto bello. Ed è, c'ha le tasche, la cosa che mi è piaciuta veramente tanto è che c'ha lo spacco, quindi alla fine, quindi se li mettete con una bella scarpa, anche una sneakers, si vede la particolarità proprio della scarpa ed è bellissimo. Poi sta divinamente, super comodo, e segna bene la figura. Mi è piaciuto tantissimo e l'ho adorato tanto tanto. Poi, passando, vabbè, mi faccio vedere un regalo, diciamo, barra che avete visto nel vlog. Se ve lo siete persi, ve lo lascio anche lì nell'info box perché vi ho fatto vedere alcuni regali che qua non avete visto, tranne questo che ci tenevo a farvelo vedere perché è un ombretto che ho preso da Douglas. In pratica, se non lo sapete, da Douglas c'è una promozione al giorno del vostro compleanno. Avete un buono da 5 euro da spendere senza un importo minimo. Quindi, se una cosa costa 10 euro, ve la pagate 5. Se una cosa costa 6 euro, la pagate 1. Questa cosa costava 7 euro, 6,95 con l'esattezza. Io l'ho pagato 1,95 perché avevo 5 euro di buono regalo. E basta avere la gift card, cioè non la gift card, scusate, la card fedeltà, ecco. E ho preso questo bellissimo ombretto viola della Mulac, che sembra blu, però è viola.
Magari ve lo faccio dopo lo swatch perché ho paura per una cosa. E poi è veramente top perché comunque è magnetico. Io ho la mia palettina, adesso lo vado a mettere e lo voglio subito provare. Poi un'altra mia amica mi ha regalato una bellissima cosa, cioè una bellissima collana. L'ho fatta lasciare così chiusa perché avevo paura che si rovina. In pratica è una collana con tre collane a sua volta, tutti con un'unica moschettone, unico chiusura, però c'ha la catenina con queste pietre rosa, poi c'ha la medaglina che adoro e questa altra catenella sempre con le medagline un po' più piccoline. Cioè, e quindi è bella lunga, quindi adesso la possiamo anche aprire. È stupenda, troppo troppo bella, mi è piaciuto un sacco. Tra l'altro mi ha detto che la fanno in artigianale, quindi c'è proprio un negozio qua in Toscana che la fa su richiesta in modo artigianale, quindi sono pezzi unici che gli altri non hanno. Aspettate un attimo perché vabbè, c'è tutto lo scotch. Ed è fatta così ed è veramente bellissima. Poi adesso con la bella stagione inizierò a metterla tranquillamente con le maglie. Vedete, è bella lunga, quindi top, mi piace un casino. Poi la mia amica Giusy mi ha fatto due regali. Uno da Quick Moda, non so se lo conoscete come negozio, qui in Toscana c'è. E mi ha preso, non so come si chiamano, però sono quelli che vanno tanto di moda, si vedono su Instagram, eccetera. E mi piace tantissimo perché è di oro rosa, come potete notare. E poi ci sono le stelline con la N fatte così tipo sbrilluccicose, mentre dall'altro lato è tone su tone con il bracciale stesso, quindi è un braccialetto rigido. Con la mia iniziale di Nadia e le stelline, quindi adoro, mi piace veramente un casino. E poi mi ha regalato della Pandora un bellissimo ciondolo che vi lascio la foto qui perché già onestamente era quello che ho indossato. È questo qui che adoro tantissimo. In pratica c'è scritto Forever con l'infinito e dall'altro lato della, diciamo, del ciondolo, aspettate, dovrei metterlo così, c'è scritto friend, quindi amicizia per sempre con il ciondolo dell'infinito e adoro tantissimo, mi piace un sacco, è troppo troppo bello, quindi ho apprezzato soprattutto per il significato. Sapete che avevo fatto un video al riguardo della Pandora e i miei ciondoli hanno tutti un significato. Se ve lo siete persi, ve lo lascio qui nelle schede perché insomma è da vedere. Poi, allora io direi che questa la lasciamo per ultima e passiamo all'altro regalo che è pure una bomba, ragazzi, è super pure. Come da tradizione ormai per chi mi segue da tanto tempo lo sa, però per i nuovi iscritti so che ce ne sono tanti e vi ringrazio per seguirmi, insomma, fare parte di questa pazza famiglia perché io sempre tranquilla, dolce, però sono pazzerella. Vabbè, comunque, queste scarpe sono scarpe della Sneakers dell'Adidas, li prendo ogni anno. Ho iniziato con quelle nere. Poi le ho prese tipo ginzati, poi le ho prese con il rosa, poi le ho prese quelle olografiche e quest'anno ho preso queste che adesso vi mostro. Quindi sono bellissime. Sono un pochino più diverse, ma non del tutto, perché io amo questo stile, mi ci trovo bene, sono super comodi. Poi qui io faccio tanti chilometri, quindi devo avere una bella scarpa comoda. Ho preso questa sneakers, mi piace un casino perché se vedete, e non so se riuscite a capirlo, rispetto alle sneakers normali hanno la suola un po' più alta, quindi sono più comodi.
in più sono fatte con materiale riciclabile, quindi questa è una bellissima cosa. E sono bianche, bianco su bianco, quindi serissimi. E hanno la suola e qua davanti tipo schizzata con il nero, il grigio, il violetto, tipo puntinata. Non so se state riuscendo a vedere. E poi la cosa che mi è piaciuta tanto, appunto, sono gli elastici. Cioè, gli elastici, come si chiama? I lacci. Vabbè, gli elastici. I lacci con il viola, quindi quest'estate sono bellissimi, anche per l'inverno e l'autunno io non. Cioè, però se si vuole ci sono i lacci bianchi, quindi potrei anche cambiarli e mettere quelli bianchi. E da questa parte c'è una scritta che richiama il viola dei lacci. C'è scritto "This show alone will not save the planet", quindi salviamo il pianeta, perché appunto sono performanti, ma sono fatti con materiale riciclabile e adoro tanto. Anche qui il logo è bianco su bianco, hanno qui la particolarità di avere questo logo davanti, sempre con la scritta "The Clean Classic World Famous", con il viola. Quindi adoro, mi piacciono veramente un casino. Quindi queste sono le mie nuove sneakers, anche se ne ho 50.000. Adesso sto utilizzando quelle con la scritta, cioè quelle con l'olografico, e adoro. Però tanto, e io prendo la 38 e mezzo, quindi ormai lo so, le ho comprati sul sito dell'Adidas, perché li cercavo, li avevo visto su Abu Lab, però erano terminati, insomma li cercavo, alla fine li ho trovati sul sito Adidas. Anche l'anno scorso avevo preso sul sito Adidas e mi ci trovo bene. Spedizione in contrassegno, quindi pago alla consegna, tutto top. Poi arriviamo qui, ragazzi, ho fatto follia. Volevo una borsa, ve lo dico già, volevo una borsa, ma la cercavo, non sapevo come. Allora, a Natale ho comprato quella borsa che è di pelle, eccellente. Scusate mentre guardo di là perché c'avevo, vabbè, poi vi spiegherò in un vlog. Comunque, cioè, cercavo una borsa e ho girato, sono andata ad un negozio che vende Moschino, Versace, e non mi piaceva. Alla Pingo mi piacevano delle borse, però sono bellissime quelle della Pingo, onestamente, però mi ero fissata che la volevo fucsia. Però fucsia, mi rendevo conto che la potevo sfruttare di più per il periodo estivo, non invernale, poi è più difficile da abbinare, diciamoci la verità. Anche se io il viola, il rosa, il fucsia, sapete, lo metto con qualsiasi cosa, mi piace come colore. E allora che cosa ho fatto? Ho pensato di andare altrove, quindi ho girato, non mi piacevano, ho guardato online, ho guardato niente. Ragazzi, sapete quando volete una cosa, ma più la cercate, più non la trovate. Sono andata anche da Patrizia Pepe, prezzi più allucinanti di così non avevo mai visto, però niente, alla fine non mi piacevano tanto perché erano piccole e avevano prezzi allucinanti, quindi ho detto di no. Poi sono stata da Louis Jo e non mi sono piaciute. C'erano più cose di tipo paglia, così c'erano poche cose come li volevo io, per come, cioè, per il gusto mio. Mi piacevano quelle di paglia, ma quelle di paglia appunto sono più estive. Ma arrivando al succo, alla fine sono andata in questo negozio che si chiama Guidi e ha tantissimi marchi come Louis Jo, la Guess, c'ha Pingo, Twinsette, Max Mara e Patrizia Pepe. Poi cosa c'aveva pure? Poi forse basta. Comunque aveva tantissimi marchi e io, da brava bambina, ve la faccio vedere, è la mia bambina. È stupenda, ragazzi, è meravigliosa. Aspettate. Ta-ta-ta. 3, 2, 1 e della Twinsette, adoro, mi piace tanto, ma proprio tanto.
Questa è la mia nuova bambina. Questa volta, se, ho veramente esagerato, però ogni tanto i capricci bisogna passarseli, ragazzi. Guardate che bella. Ta-da! Eccola qua. È semplicissima con questo, diciamo, dettaglio della pelle. Come si chiama? Metelassé, non lo so come lo chiamano, tipo trapuntato. Poi c'ha la T della Twinset con la scritta Twinset qua e la catena, ve la faccio vedere. La particolarità che ha questa catena, quindi voi la potete portare tipo come pochette anche così, no? Quindi ve la mettete sotto il braccio, vabbè, io da seduta mi viene scomodo. E poi la cosa bella è che c'ha la sua tracolla. Aspettate, eccola qua, c'ha la sua tracolla e si chiude con il, ecco, ed è a tracolla bellissima qui con il nero e poi è tutta in catena dorata, quindi hardware dorato, mi piace un casino, sia per l'inverno che per l'estate, qualsiasi stagione. Poi ve la faccio vedere aperta, cioè questa è bellissima veramente. Dentro c'ha tutto l'imballaggio ancora aspettate, la sto aprendo con voi come prima volta. C'è la cerniera con la scritta Twinset. Devo vedere. Ok. Ah, ok, si è tirato il cosino, tutto di pelle. Ah, è dentro tutta rivestita con tipo rosa e c'è scritto da tutte le parti Twinset, Twinset. E poi ci sono due tasche classiche come ci sono in ogni borsa per i fazzoletti e altre cosine. E adoro, c'è la cerniera, si apre, c'è una bella tasca. Ragazzi, la adoro, che dire, mi piace veramente un casino, è stupenda, è spettacolare. E questa è, vabbè, quello che è costata di più di tutte, di tutto. Anche le scarpe sono costate, però questa è, cioè, è molto di più rispetto alle scarpe, però i capricci vanno passati, ragazzi, e l'adoro, mi piace veramente un casino. Adoro, 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 è troppo bella. E appunto, tra l'altro qua c'è il negozio della Twinset, però vende più abbigliamento, poche borse, quindi questo invece negozio sempre a Lucca aveva tantissime cose, cioè ho trovato pure la Max Mara che anche qui c'è, addirittura qua ci sono due negozi, un outlet e il centro, però questa, vabbè, io l'adoro, è troppo bella, sono gelosamente. Come si dice, non so quando riuscirò a metterla perché è troppo bella, però è da giorni che la desidero di indossare. Dicevo, ma se mi mettevo la pinzette, ma se me la mettevo, l'adoro, mi piace un casino. Fatemi sapere se volete il nuovo What's My Bag, cosa c'è nella mia borsa aggiornato. E nulla, ragazzi, io vi mando un grossissimo bacione, fatemi sapere quale pezzo vi è piaciuto di più, fatemi sapere se i miei regali vi sono piaciuti, io li adoro, ringrazio tutti per gli auguri ancora una volta e vi ricordo che i video escono lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 15, quindi io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo lunedì. Ciao!